Nuovo appuntamento per la rassegna organizzata dalla libreria Il Ghigno, che presso l'auditorium Regina Pacis della Chiesa della Madonna della Pace ha ospitato Dacia Maraini, una delle scrittrici italiane più tradotte all'estero. Dopo aver ricevuto la laurea honoris causa presso l'Università di Foggia, Dacia Maraini ha incontrato le scolaresche degli istituti superiori di Molfetta, dialogando con la giornalista di Antenna Sud, Anna Maria Minunno, in occasione della presentazione del suo ultimo lavoro, il libro La ragazza di Via Maqueda, una raccolta di 24 racconti inediti e non. Un viaggio tra luoghi a lei particolarmente cari come la Sicilia, Roma e l'Abruzzo, proponendo ritratti di uomini ma soprattutto donne capaci di non demordere di fronte alle avversità. Una biografia non dichiarata in cui la stessa Maraini è narratrice e protagonista. Il suo libro è un lungo viaggio che attraversa il tempo, i personaggi e le storie e che tratta di importanti temi sociali. Secondo lei la letteratura di oggi ha ancora la forza e la capacità di stimolare così profondamente le coscienze comuni? Ma insomma lo dovrebbe fare, si cerca di farlo, non tutti lo fanno, però lo scrittore è un testimone che dovrebbe testimoniare del suo tempo, senza pensare a ideologie o grandi verità assolute, però raccontare il suo tempo, e c'ha le parole per farlo. Allora, nel suo libro lei propone un ampio e variegato catalogo di figure femminili, donne ognuna con la propria storia, ma in che cosa queste donne si assomigliano e si avvicinano? Sono storie diverse, sono storie che ho preso dalla cronaca, ci sono dentro delle storie di donne, per esempio ci sono due storie di prostitute minorenni che fanno parte di un traffico di schiavi, di carne umana, diciamo così. Però poi invece ci sono delle donne che prendono in mano la propria vita, che raccontano la propria storia, quindi non è che siano tutte uguali, sono molto diverse.